La visione che è poi quella del sindaco, cioè una città multipolare e policentrica, trova proprio la massima espressione nel progetto di affabulazione, dove verranno coinvolti luoghi insoliti, faccio qualche esempio, il carcere di Poggio Reale, come l'oasi WWF degli Astroni, come chiese, l'auditorium di Bagnoli, sono dei luoghi nuovi che noi pian piano stiamo riscoprendo alla città, che questa è una città che ha grande bisogno di nuovi spazi della cultura e il compito nostro dell'amministrazione è anche quello di cercare per diffondere la cultura, che rimane l'unico, se non il solo, mezzo più importante contro la violenza e la sopraffazione. Ci tengo a dire questa cosa dei laboratori, che saranno oltre una cinquantina, perché coinvolgeranno i bambini e i giovani. In questo momento non c'è cosa più importante che riaccendere l'entusiasmo della città, ma soprattutto dei giovani abitanti della città, per la cultura e per la passione per la cultura. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Quest'anno abbiamo investito circa 900.000 euro in questi spettacoli, che dureranno a settembre fino a novembre e poi ci accompagneranno al Natale, dove avremo altre iniziative. Promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo del Ministero della Cultura, il progetto culturale Affabulazione, dopo il successo dello scorso anno, torna in 6 municipalità con il titolo Espressioni della Napoli Policentrica, per celebrare grandi personaggi legati in vario modo a Napoli. Presentato a Palazzo Cavalcanti, il programma prevede oltre 120 appuntamenti gratuiti fino a novembre fra teatro, musica e danza. La rassegna propone idee, suggestioni e sperimentazioni per un capitale culturale che può generare un valore collettivo di grande impatto anche sulle dinamiche sociali ed economiche della città. Con una fortissima volontà di incidere concretamente sui bisogni dei territori. Ovviamente sarebbe ingenuo dire che la cultura ci preserva e ci salva dalle tragedie alle quali assistiamo, però io credo che la cultura sia produttrice di senso, e quello che è accaduto è proprio l'insensatezza. E allora la cultura non fa diventare più buoni, ma produce domande di senso. Questi interventi culturali, proprio perché prevedono una partecipazione costante dalla popolazione che è sul territorio, potrebbero provare a dare delle risposte, a dare dei significati. Io credo che in questo momento questa città abbia bisogno di riacquistare un senso e un significato sulla propria azione.